Sabino Morano, che cos'è Primavera Irpinia? Primavera Irpinia è un'associazione che nasce circa 2 anni fa, in un momento particolare per il centrodestra, perché avevamo appena perso le elezioni regionali, e nasce con lo scopo di mettere insieme tutte quelle esperienze che hanno contribuito, hanno dato vita agli anni migliori del centrodestra in Irpinia e sul nostro territorio, per rilanciare l'azione politica di un'area che è sicuramente sempre molto presente, a mio avviso anche maggioritaria nell'elettorato, nel corpo elettorale della nostra provincia, ma a cui molto spesso viene a mancare un'offerta politica adeguata. Tra poco più di 3 mesi si andrà alle urne per le amministrative. Senta, Primavera Irpinia che posto intende occupare all'interno della città del sabato, visto che il centrodestra mi pare si sia disintegrato negli ultimi tempi? Primavera Irpinia ha questa vocazione ecumenica, lo si chiama raccolta tutte le anime che si sentono di centrodestra. In realtà noi abbiamo la funzione, e ci sarebbe piacere avere la funzione di momento propulsore e di fucina per dare un contributo alle idee di un'amministrazione. Io non credo nel civismo to cure. Penso che qualunque esperienza di tipo amministrativo debba necessariamente essere collegata a una filiera politica, altrimenti viene meno anche il senso di una visione strategica del territorio. Con Massimo Bimonte, buongiorno. Innanzitutto parliamo di questo incontro pubblico che tra pochi minuti si terrà all'interno della vostra sede, e che si chiama Idee per Atripalda. Ci puoi spiegare in che cosa consiste questo incontro e quali sono le idee che metterete in campo di qui a qualche minuto? Idee per Atripalda, il progetto del Circolo di Atripalda di Primavera Irpinia. Lo scopo è dare un contributo al dibattito politico e sociale della città della Valle del Sabato. In sostanza è un contenitore di idee all'interno del quale tutti potranno suggerire degli spunti, delle idee, delle proposte per argomentare poi delle possibili soluzioni alle problematiche che saranno messe in evidenza dai cittadini. Il principio fondamentale di Idee per Atripalda è che la città è della gente, è di chi la vive, è di chi la frequenta, è di chi la ama, per cui sono proprio le persone che possono fare questo, cioè conoscere il territorio e darci degli spunti. Questi spunti possono avvenire o tramite la pagina Facebook Idee per Atripalda, oppure contattandoci direttamente ai nostri numeri, oppure recandosi nella nostra sede. Avete qualche intenzione di presentare qualche vostro candidato, di presentare una lista? So che è ancora prematuro perché mancano 3 mesi all'amministrativa, però c'è questa idea da parte vostra? Essendo ovviamente un movimento politico, noi ci guarderemo intorno, cercheremo di capire se ci sono le possibilità per poter fare qualcosa alle prossime amministrative. Ma indipendentemente da ciò, Primavera Irpinia esisteva prima ed esisterà dopo, per cui il progetto politico, diciamo, sociale politico è ad ampio respiro e a lungo raggio. Abbiamo partecipato alle conferenze per il no, organizzate in tutta la provincia, e abbiamo organizzato degli incontri sull'immigrazione, su altri temi importanti, e continueremo. Se ci sarà la possibilità ci saremo, se no passeremo la mano e andremo avanti. Stamattina siamo qua per inaugurare questo ciclo di incontri di Idee per Atripalda, già partito sul web, non avendo una discreta partecipazione di proposte, come ho potuto dire sulle pagine collegate a Primavera Irpinia e Atripalda e la pagina Idee per Atripalda creata ad hoc. Il nostro intento è quello di porre in campo una serie di proposte, un ragionamento per uscire dalla logica che va verso un discorso strettamente amministrativo legato alle elezioni a venire con un'interpretazione di tipo quasi da scontro tra tifoserie, ma andare su una, cioè creare le condizioni per essere una fucina di idee, per dare un contributo di idee al comune, e in questo
essere da stimolo al dibattito politico cittadino che speriamo possa iniziare ad occuparsi in maniera diversa della città. E questo perché? Perché noi immaginiamo che un percorso di aria vasta sia importante, collegando tutti i centri che stanno attorno ad Avellino nel tentativo di dare una filiera politica unica alla nostra posizione. Allora, come responsabile della Trivalda, il progetto è nato qui da Trivalda ed è, come dicevo prima, come diceva Sabino, un progetto che è nato prima delle elezioni e durerà anche dopo le elezioni, chiaramente, non è propedeutico alle elezioni amministrative. L'idea fondamentale in realtà ci è venuta pensando un discorso del grande presidente Kennedy il 20 gennaio 1961, quando si insediò alla Casa Bianca e disse: non pensate cosa il vostro paese può fare per voi, ma pensate cosa voi potete fare per il vostro paese. Noi siamo, diciamo, degli imprenditori in campo da tanti anni e quindi abbiamo a cuore le sorti della città, e la nostra idea quindi è di coinvolgere le persone in un dibattito socio-politico, diciamo, perché sono le persone, i cittadini che abitano la città, vivono la città e sanno quali sono le problematiche. Quindi noi invitiamo a raccogliere spunti, proposte, idee, per poi poter lanciare delle argomentazioni valide, ovviamente nell'ambito delle elezioni se ci sarà la possibilità, ma comunque in linea generale sempre dando un contributo costruttivo alla gestione cittadina. Questa è la nostra idea. Questo come lo si può fare? Tramite la pagina Facebook di Avellino Trivalda, oppure contattandoci direttamente in sede qui alla via Guido Turso numero 1 di Trivalda, oppure contattandoci telefonicamente al 393 96 92 893. Un contributo di apprezzamento per lo sforzo, l'impegno, la dedizione, la costanza, la militanza che la realtà di Primavera Irpinia da Trivalda mette in campo ormai da molto tempo, essendo una realtà composta da persone che hanno inteso dare della propria partecipazione civile alla vita della propria città, del tempo, dell'ingegno, della riflessione. Peraltro saluto con favore l'idea di aprirsi ad un dibattito plurale, condiviso e diffuso. Questo è il modo migliore per esercitare il nostro diritto di essere cittadini, quindi compartecipi del destino di una comunità, di una città. Sono convinto che le idee per Trivalda le riuscirete a raccogliere, a sintetizzare, e il vostro sforzo progettuale siano in grado di poter avere legittima cittadinanza all'interno di quella che sarà la prossima amministrazione comunale. Ve lo meritate per tutto quanto abbiamo detto, cioè per l'impegno che ci mettete, per l'intelligenza strategica che mettete in campo, e anche perché, e questo è un apprezzamento sincero che faccio, vi ho sempre visto partecipi e protagonisti su tutti i temi sui quali abbiamo avuto, diciamo, la voglia di fare una riflessione. Dal referendum costituzionale, il cui risultato fortunatamente ha ricordato a tutti che esiste un popolo più forte di certa politica, sino, ecco, alle questioni più plastiche, più concrete, più attuali della nostra quotidianità. Questa sede è anche un esempio di quanta determinazione avete messo in questo progetto. Quindi, da un lato, il migliore augurio per poter continuare questo percorso così proficuo e vedere anche il successo di questo percorso nell'ambito, diciamo, della politica politicata e quindi delle elezioni. Dall'altro, il contributo che penso sempre possiamo dare, anche perché, per concludere, come ha detto Sabino, su Trivalda c'è da sciogliere una grande questione, cioè essere una delle più grandi città della provincia di Avellino, ma vivere nell'ombra di appartenere all'Interland del capoluogo e quindi non raccogliere l'occasione, pur della sua capacità demografica, economica e imprenditoriale, ed è quello che sostanzialmente da qualche anno sta succedendo, oppure invece riscoprire un protagonismo di questa cittadina che al contrario avrebbe tutti i requisiti per potersi porre nell'ambito di un percorso di aria vasta, non più come piccolo comune satellite, perché piccolo non è e satellite non merita di essere, ma come coprotagonista di un percorso di rinnovamento che deve passare attraverso la riscoperta di un ruolo politico serio da affidare al capoluogo, e da affidare non solo al capoluogo, ma anche all'intelligenza, all'intraprendenza, la grande capacità strategica e imprenditoriale che propriamente
diciamo, è inserita nel DNA agripaldese. Io penso che se si parte da questo ragionamento, creando le condizioni per una filiera, come dice Sabino, di governo che non sappia solo essere il luogo di esercizio della partitocrazia, degli interessi delle parti, del gioco dei partiti e qualche volta finanche solo delle correnti dei partiti, ma invece ci si impegna per una collaborazione in questo senso, Adripalda, Avellino, Marcogliano, Monteforte possono essere una grande occasione di rilancio dell'intera provincia e anche una grande occasione di orgoglio di noi irpini al cospetto di una regione che guarda sempre la zona costiera e sempre meno la zona interna. Siamo tutti insieme un grande popolo onesto, laborioso e lavoratore, e tutti insieme, ma ognuno con le proprie identità e peculiarità, possiamo fare grande, grande lavoro. E con questo vi ringrazio.